Perché non le vogliono far mangiare? Non lo so, me lo stanno dicendo. Senta. È lo striscione, sai qual è? È la locandina che ho fatto girare per annunciare questo sit-in. Ecco, su questa locandina ci sono tre papi. Forse quello è il motivo, mi sembra strano. I tre papi stanno in questa storia di Emanuela. Volente o nolente, ci sono tre papi, perché con Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco, tutti e tre. E dopo 40 anni, finalmente il Vaticano ha deciso di aprire un'inchiesta, non di riaprire, ma di aprire. Di aprire per la prima volta un'inchiesta sul rapimento di Emanuela. È la prima volta. Loro hanno sempre detto che non hanno fatto alcuna indagine, che non hanno documenti, che non hanno fatto assolutamente nulla, perché è successo sul suolo italiano e se ne deve occupare la magistratura. Cosa è cambiato? Non lo so. Poi dopo la morte di Ratzinger, così all'improvviso. Noi sono 10 anni che chiediamo l'apertura dell'inchiesta. E istanze presentate nell'ultimo anno, non so quante ne ho presentate al tribunale, istanze per aprire l'inchiesta, e sono sempre rifiutati di ricevere pure l'avvocato. Ma io ti dico che noi e anche l'avvocato ancora non abbiamo ricevuto una comunicazione dell'apertura dell'inchiesta, io lo so dagli organi di stampa. Bene, il giorno scorso ha parlato anche di una chat WhatsApp che avete in mano. Sono tutti quegli elementi che volevamo portare, perché da un anno chiediamo, perché chiedo di essere convocato e verbalizzare? Perché siccome non le fa nessuno, le indagini ci siamo fatti il conto nostro. Ecco, ma chi sono i protagonisti di questa chat? Se loro mi convocano, mi fanno verbalizzare, gli dico chi sono, così loro sono costretti ad ascoltarli, no? Tanto più che hanno aperto un'inchiesta adesso. Secondo lei perché padre Georg ha detto che non esiste un dossier su Emanuele? No, è stranissimo quello, tanto più che lui avrebbe immaginato una replica anche dell'avvocato, no? Il fatto che Georg all'improvviso dica pubblicamente, 2 giorni dopo che muore Ratzinger, la persona con la quale è stata sempre più vicino, se ne esce e dice questa frase su Emanuela, che nessuno gli aveva chiesto niente, dice non esiste un dossier, perché lo sai che in fondo poi ci sarebbe stata una replica, tutti sanno là dentro che c'è, tutti sanno che tu, Georg, sai il contenuto di quel dossier, e perché devi dire pubblicamente non esiste, come dire io pubblicamente dico che non esiste. Ecco, in quelle chat WhatsApp, tornando alle chat, si parla di Tombaroli. Che ruolo hanno in questa vicenda? Ma no, forse c'è stata un po' di confusione, nel senso vengono nominati, come non so che c'è stato un'indagine o qualcosa e bisognava verificare dietro, non so, una parete, qualcosa. Loro li chiamano Tombaroli, nel senso perché parlano Geo Radar, dice quelli col Geo Radar come vi paghiamo? I Tombaroli vorranno i soldi, no? Non è che si possono pagare così. Il Papa ci dice di andare avanti, però come facciamo noi? E chiedeva l'intervento anche della politica? Assolutamente, cioè questo è il momento in cui le istituzioni devono fare le istituzioni, perché io non conosco nessun partito politico che durante la campagna elettorale non abbia fatto propaganda sulla legalità, sull'importanza della giustizia, sulla sicurezza, sulla verità, su tutte queste cose. E allora adesso perché non votare un DDL che vuole verità rispetto a questa cosa? Perché ognuno si prendesse le proprie responsabilità. Questa famiglia ha sofferto in un modo incredibile, ora basta, davvero ora basta.